Signore e signori, buonasera e benvenuti alla 22esima edizione del Beat Onto Jazz Festival. ...22 anni e non sentirli. Certo, non facciamo riferimento ad un'età anagrafica perché sarebbe troppo scontato, ma è a tutti gli artisti che hanno calcato il palco del Beat Onto Jazz Festival, che anche quest'anno ha fornito 4 giorni di grande spettacolo per gli addetti del settore e non solo. Una edizione che ha visto la presenza di Mario Rosini nella prima serata, influenze nippo-americane nella seconda, passando anche per celebrità del cinema italiano. Una 22esima edizione comunque che, seppur tra mille difficoltà, ha lasciato il segno. Sì, sono molto soddisfatto anche perché è un'edizione in cui sto sperimentando l'esperienza anche dei miei amici, insomma, dell'associazione tutta. Cioè, quando ognuno sa quello che deve fare, diventa tutto più facile. Senti, quanto è stato difficile in questi anni alzare sempre l'asticella ogni anno? Non è stato difficile, è stato... cioè, bisogna volerle le cose, insomma, queste deve essere alla base. È stata... bisognava tenere duro e andare avanti. E, ritengo di esserci riuscito. È stato faticoso, diciamo, non difficile, faticoso. Alceste Airoldi, presentatore da sempre dell'evento e scrittore onnisciente musicale, traccia anche il suo percorso di capitano di una nave sempre con il vento in poppa. Per me è stare in famiglia, insomma, poi con Emanuele, ma con tutti i ragazzi, con la famiglia di Emanuele, con tutti i ragazzi dell'associazione In Jazz, si è stato un rapporto che si è più che amici, proprio c'è un rapporto di brotherhood, cioè di fratellanza nel vero senso della parola, quindi è questo. E poi è perché insomma è un festival che merita tutta l'attenzione che ci vuole. È un piacere, un onore, insomma, poter calcare questo palco. E tra le presenze guest delle 4 serate, la sorpresa di Cocchi Ponzoni, grande attore italiano degli anni 70 che ha fatto la storia del cinema e dello spettacolo italiano, ma con una immensa cultura del jazz, che interpreta la figura cardine di Charlie Parker, uno dei mostri sacri del jazz internazionale. Eh sì, io fin da bambino ho avuto sempre questa passione, ho seguito il jazz quando avevo 15 anni, andavo al Teatro Nuovo dove arrivavano i jazzisti dall'America e non ne perdevo uno, quindi adesso sono con i migliori jazzisti, diciamo europei se non mondiali, con i quali faccio da diversi anni questo spettacolo, rinverdendo, diciamo, la vita di un grande genio del jazz che era Charlie Parker. E io non faccio altro che raccontare la sua vita e loro fanno i pezzi meravigliosi che lui ha scritto.